primo tempo è stato, secondo me, equilibrato, dove magari abbiamo fatto qualcosa in più noi. Loro hanno avuto un'azione su un fallo laterale, ancora una volta disattenzione da parte nostra, e poi hanno fatto il gol, quindi hanno, diciamo, fatto quello che dovevano fare. E penso che siamo arrivati, diciamo, a questa partita effettivamente un po' stanchi. Noi volevamo assolutamente il risultato, però chiaramente abbiamo tirato tantissimo in questo girone d'andata con alti e bassi. In questo momento qua è il periodo un po', forse un po' più delicato, perché comunque ci sta girando veramente male, perché comunque era una partita abbastanza equilibrata. Secondo tempo abbiamo cercato di creare situazioni in fase offensiva. La Reggiana è stata molto, molto attenta e molto brava nella fase difensiva, hanno fatto un lavoro straordinario davanti alla loro porta. Noi da parte nostra dovevamo essere più cattivi, più decisi ad attaccare la profondità, ad attaccare la porta, a tirare in porta. Insomma, ci è mancato quella brillantezza che secondo me mi fa capire che questa sosta è arrivata proprio al momento più giusto, perché dobbiamo ritrovare entusiasmo, dobbiamo ritrovare quella cattiveria agonistica che in una squadra non può mai mancare. Quindi prendiamo atto ancora di una partita fatta discretamente, però è chiaro che non mi va, perché noi dobbiamo assolutamente far risultato. Se ne esce stando in silenzio a pensare a lavorare, perché poi le parole poi diventano troppe, le chiacchiere poi diventano troppe. È un momento sicuramente non bello, non felice per tutti noi, per i tifosi, per noi, per la società, un po' per tutti, perché venivamo da due pareggi con due ottime prestazioni. Oggi tutti noi volevamo la vittoria. A mio avviso siamo partiti molto bene, abbiamo fatto gol, dopo alla prima occasione concessa per un errore nostro prendiamo gol. Il secondo tempo, poi la differenza nel calcio la fanno gli episodi, perdiamo una palla in uscita, poi con due giocatori contro uno rischiamo, concediamo quello che ha fatto poi il gol e poi diventa tutt'altra partita, poi diventa difficile recuperare, diventa difficile ribaltare la situazione, il momento sicuramente non ti aiuta, però penso che in questo momento bisogna stare in silenzio e pensare a quello che c'è da fare.